ritrovati cari amici di GRP, ci ritroviamo sempre col dottor Torchio, buongiorno. Buongiorno a voi. Medico specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicina naturale. Dottor Torchio, l'argomento di oggi è un argomento molto importante, e cioè volevo parlare con lei dei disturbi alimentari, tra i quali anoressia, bulimia, e perché sono sempre in aumento. Innanzitutto, qual è la differenza, perché sono in aumento e quali sono le cure? Certo. Beh, l'anoressia e la bulimia sono due disturbi alimentari tipici che sono sempre esistiti. Purtroppo dobbiamo pensare che in questo mondo attuale, dove l'ansia e lo stress la fanno da padrone, i disturbi sono aumentati. Quindi Certo. questa compulsione di cercare il cibo a compenso di tutte le nostre Una mancanza, uno stress, dello stress, un'ansia. dei nostri vuoti di comunicazione, dei nostri vuoti affettivi, il mangiare come protesta, oppure al contrario il chiudersi, il ritirarsi, in questo caso una vera e protesta, l'anoressia. L'anoressia che spesso è un modo per certi aspetti di dominare questa pancia con i suoi bisogni, tra cui il cibo, e quindi di vivere in un mondo razionale, mentale, di totale dominio delle Di pulsioni. controllare, sì, di avere il Controllare controllo. tutto, nello stesso tempo nasconde anche un desiderio di attenzione, di maggiore amore, soprattutto dalle persone più vicine a noi, in particolare dai genitori. Questo modo di, diciamo, reagire in maniera opposta con la bulimia, con l'anoressia, allo stress comunque è molto diffuso, tant'è che oggi è sempre più difficile essere normali, no? Quindi vediamo persone molto molto in sovrappeso, persone troppo magre. Ormai andiamo agli opposti, la Agli opposti. normalità è diventata È una rarità. proprio un segno dello squilibrio della nostra società. Certo. Però indubbiamente se questo discorso che abbiamo fatto ha dei fondamenti scientifici, bisogna dire che è anche importante pensare che se noi dobbiamo curare l'alimentazione, non dobbiamo solo farlo sull'alimentazione, ma sulla mente. Ecco che una tecnica di rilassamento, una tecnica di meditazione, una filosofia come lo yoga, che ci permetta di controllare molto meglio l'aspetto emotivo, ci aiuterà a risolvere queste nostre compulsioni, che purtroppo non sono solo il cibo, perché c'è chi gioca in maniera forsennata, insomma c'è lo shopping compulsivo, una serie di disturbi, ma risolvere anche i problemi di protesta nei casi dell'anoressia, cioè del ritirarsi un po' da questo mondo e non mangiare. E della bulimia invece di abbuffarsi. Esatto, quindi questi tipi di conflitto noi dobbiamo risolvere radicalmente dentro di noi. Il consiglio è quello di dedicarsi appunto con una certa intensità allo yoga e alla meditazione per migliorare la consapevolezza dei nostri problemi, che sono la radice di questi disturbi, che Certo. alimentano questi disturbi, ma sicuramente lavorare anche sui progetti che sono sempre trainanti per la mente e poi avere uno scarico anche più grossolano rispetto a quello che può essere la pratica yoga, che è un qualche cosa di filosofico, raffinato, uno scarico grossolano che è l'attività L'attività fisica, sportiva, sì. sudare, le persone depresse dovrebbero farlo a suon di musica, cioè ritmo di musica per aumentare la serotonina, che è l'ormone del buon umore, ma è anche quello che ci fa passare l'appetito, perché la Certo. serotonina, nel momento in cui siamo un po' appagati, abbiamo meno queste compulsioni. Quindi il concetto è proprio quello di lavorare su tanti piani: meditazione, attività fisica, autocontrollo, e che poi questa analisi del profondo per conoscere le basi dei nostri disagi che sfociano poi in questi disturbi. Perfetto, dottor Torchio. Io la ringrazio, è stato esaudiente come sempre. I suoi consigli sono sempre più preziosi e la saluto. Cari amici, saluto anche voi. Ci ritroviamo sempre su GRP alla stessa ora e vi auguro un buon proseguimento di visione.